Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Dopo questa pausa del pranzo siamo ritornati qui con un appuntamento molto importante e strategico per la Fondazione per Leggere. È un progetto, lavori su cui lavoriamo da anni e speriamo anche possa essere di aiuto ai colleghi qui presenti e ai colleghi collegati online. Con me c'è Ulisse Puliti, che è il responsabile della Biblioteca Centrale di Deposito della Fondazione per Leggere. Ulisse svolge una serie di attività all'interno della Fondazione, tra cui il progetto delle biblioteche scolastiche, il progetto sui gruppi di lettura, il progetto sulla narrazione dei gruppi di lettura in ambito europeo, ma svolge anche ha svolto un grandissimo lavoro scientifico, ma soprattutto pragmatico, sull'aspetto dei documenti, quindi la revisione coordinata, gestione delle donazioni centralizzate, coordinamento sulle collezioni. Si sta occupando ultimamente anche di sviluppare dei progetti innovativi come la costruzione di una rete comunitaria condivisa sulle collezioni in ausilio al lavoro dell'acquisto dei fondi MIC. Quindi grazie per la partecipazione, Ulisse, lasciate la parola. Buongiorno a tutti. Dunque, appunto, mi fa piacere che abbia sottolineato la mia pragmaticità. Sì, tendenzialmente quello che io faccio è creare protocolli. Sono abbastanza arido da pensare che sia già stato detto molto in ambito filosofico e biblioteconomico su quasi tutti gli argomenti. Quello che serve, secondo me, che mi sono reso conto da bibliotecario, perché prima di occuparmi lato sistema ho lavorato per anni anche in biblioteca, è che spesso ci manca l'anello di congiunzione, cioè qualche indicazione, le indicazioni pratiche, come farle funzionare. Siamo pieni di bellissime idee, bellissime visioni, di prospettiva. Ma appunto, i protocolli secondo me hanno questo grande vantaggio, cioè se funzionano bene, se non funzionano si possono correggere ed è una cosa utile. In particolare oggi appunto sono qua per parlarvi del nostro protocollo di revisione e del nostro sistema di gestione centralizzata delle donazioni. Allora, parto da questo fatto. Io sono il responsabile della Biblioteca Centrale di Deposito di Fondazione per Leggere da oramai diversi anni. Troppi per contarli, probabilmente. E quindi partirei direttamente da che cos'è la Biblioteca di Deposito. Le prime slide che vi mostro sono tratte dal progetto appunto di Biblioteca Centrale di Deposito. Creato per Fondazione per Leggere dal nostro allora direttore e attualmente direttore delle Regionali di Milano, Stefano Parise. Allora, appunto, una biblioteca di deposito, tanto per cominciare, non è un magazzino e questa è una cosa molto importante. Non lo è o quantomeno non dovrebbe esserlo e bisogna fare in modo che non lo diventi. Laddove c'è, non lo diventi. In che modo questo può essere evitato? Rendendo la sua raccolta una raccolta attiva, appunto, dare vita a una raccolta attiva gestita secondo criteri di efficienza e economicità. Ci vogliono spazi, strutture, personale, risorse, chiaramente, che nel nostro caso, per esempio, di Fondazione per Leggere sono quelle del sistema. Deve essere inserita a livello logistico, e non solo logistico, anche a livello informatico. I libri della Biblioteca di Deposito sono inseriti in OPAC. E la biblioteca di deposito è inserita nel contesto del prestito interbibliotecario, quindi è a tutti gli effetti una vera biblioteca. Nel nostro caso, come in realtà nella maggior parte dei casi di biblioteca centrale di deposito, non è aperta all'accesso del pubblico se non su prenotazione per eventuale consultazione di documenti di pregio che possono essere riconservati. Però tutti i volumi presenti sono prenotabili e quindi possono essere ordinati e ricevuti presso una qualsiasi delle biblioteche di fondazione. A cosa serve questa altra grande domanda? In realtà è uno spazio che, se pensato in maniera corretta, può servire a diverse funzioni. In generale può fare da fulcro per una serie di progettualità, che possono andare dalla revisione appunto coordinata delle raccolte e quindi acquisizione, inventariazione, ricollocazione e stoccaggio di documenti inviati dalle biblioteche,
revisione dei materiali acquisiti, vabbè, questa è la gestione interna, sempre per il discorso che essendo una biblioteca, come si propone alle biblioteche di fare revisione, che dovrebbe rientrare nella quotidianità del lavoro di una biblioteca, sempre stante avere tempo personale e possibilità, anche la biblioteca centrale deve fare questo. Gestire le richieste di prestito, anche qua se la collezione chiaramente è a disposizione del pubblico, bisogna che poi i libri escano dalla biblioteca di deposito e vengano resi disponibili. Eventuale servizio di consultazione in sede, come vi dicevo. Progetti cooperativi di acquisti per il completamento e aggiornamento delle collezioni. Noi in questo senso ci siamo già mossi da anni, soprattutto per quanto riguarda la creazione di fondi specifici legati a progettualità come Nati per Leggere, Mammalingua. Abbiamo un fondo di DVD, per esempio, di film magari appunto meno disponibili, di cui non c'è disponibilità a sistema, li abbiamo integrati a livello centrale. Ci stiamo muovendo in prospettiva partendo proprio dalla Biblioteca Centrale di Deposito, non in questo senso come luogo fisico, ma più come luogo dell'anima, come idea, per coordinare quello che abbiamo chiamato appunto questa che abbiamo chiamato costruzione comunitaria della raccolta di rete. Quindi coinvolgere nella costruzione della raccolta di Fondazione per Leggere, in quanto, come è stato pensato in origine da Stefano Parise, biblioteca di biblioteche, coinvolge nella costruzione della raccolta di rete i bibliotecari e speriamo in prospettiva anche gli utenti, oltre a degli esperti anche esterni, ci appoggiamo a alcuni lettori professionisti, diciamo, o consulenti di lettura o come li volete chiamare. Diciamo che in questo senso gli ultimi due finanziamenti del Ministero ci sono stati d'aiuto perché ci hanno incentivato. Quello che chiediamo in quest'ottica ai bibliotecari è di fornirci soprattutto le loro competenze personali legate alle loro preferenze di lettura, alla loro formazione accademica, creare dei gruppi di esperti o di bibliotecari interessati che consiglino gli acquisti al sistema, in modo da poter ampliare, sfruttare le disponibilità di tutto il sistema e ampliare il più possibile l'offerta, senza, laddove possibile, creare ridondanze. Altro è progetti cooperativi di condivisione di fondi, raccolte librarie e documentare con altre biblioteche o sistemi bibliotecari. Beh, questo, come vi dicevo, appunto la creazione di fondi specifici, senza gravare da un punto di vista anche strettamente fisico sulle singole biblioteche, cioè uno scaffale dedicato per gli operatori Nati per Leggere, che i libri Nati per Leggere non si trovano mai perché giustamente sono sempre in prestito, uno scaffale bloccato a disposizione dei singoli, dei soli operatori, nel momento in cui si fa un evento lo richiedono e glieli inviamo. Questo è solo un esempio. Appunto, la principale utilità, che poi è il motivo originario per cui Fondazione si è dotata di una biblioteca centrale di deposito, è per una politica coordinata di revisione delle raccolte. In questo senso la Biblioteca Centrale di Deposito si inserisce in una progettualità più ampia che andrò a breve a illustrarvi chiaramente. Comunque appunto si tratta di mettere a punto scelte condivise finalizzate ad allineare la dotazione libraria all'evoluzione dei saperi contemporanei, che sono le finalità della biblioteca, come ce le insegna l'IFLA fin dalla notte dei tempi, peraltro. Sviluppare forme avanzate di integrazione nella gestione delle raccolte, quindi la cooperazione soprattutto, ottimizzare l'uso dello spazio, che sembra una cosa banale, ma teniamo cose perché ci siamo affezionati, quello poi più avanti vi spiegherò quanto è sbagliato, ma in particolare perché sono effettivamente d'utilità all'utenza, ma magari non all'utenza della singola biblioteca, più all'utenza del sistema, e la biblioteca a un certo punto fisicamente finisce lo spazio. In questo senso appunto rientra anche l'utilità di una biblioteca centrale di deposito. Razionalizzare i flussi gestionali e creare economie, aumentare l'offerta documentaria della rete, appunto integrandola con fondi specifici o creando spazio nelle biblioteche per nuove acquisizioni, mantenendo però a disposizione dell'utenza i documenti già catalogati, incrementare la qualità complessiva del servizio di pubblica lettura. Tutto è correlato chiaramente. Questa è una parte che ho sottolineato appunto da questo documento programmatico di Parise.
qualsiasi forma di coordinamento della revisione non dovrà influire in nessun modo sull'autonomia di scelta dei bibliotecari, che nell'ambito delle politiche di coordinamento saranno liberi di scegliere quali opere mantenere fisicamente disponibili in sede e quali inviare al deposito. Questo è un concetto che noi applichiamo come fondazione alla quasi totalità dei nostri progetti. La discrezionalità delle singole biblioteche, chiaramente ragionate in un'ottica di rete, cioè non secondo le velleità del momento del singolo bibliotecario. L'applichiamo per esempio anche nell'ottica dell'acquisto. L'acquisto centralizzato è coordinato, ma non è coordinato nel senso, e non è neanche centralizzato nel senso per cui il sistema acquista i libri e li distribuisce. Il sistema raccoglie gli ordini dalle singole biblioteche, acquista in quanto sistema, ottenendo scontistiche migliori, gestendo meglio gli ordini a livello proprio di quantità, di logistica fondamentalmente, anche di catalogazione, perché arrivando tutti in un unico punto che è il centro di catalogazione si velocizza di molto la pratica, ma la scelta dei volumi da acquistare è della singola biblioteca. La scelta dei volumi da scartare o da mantenere è della singola biblioteca, proprio nell'ottica di una biblioteca di biblioteche, perché ogni bibliotecario conosce la sua biblioteca, la sua collezione e i suoi utenti. Dico i suoi, sono stato per anni bibliotecario e so, cioè sono i miei utenti. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. Fondazione per Leggere, appunto, come vi dicevo, nel 2009 costituisce la Biblioteca Centrale di Deposito come spazio fisico. L'abbiamo poi trasferita in un'altra struttura, che è quella Palazzo Stampa, che è molto più bella, fin troppo bella per una Biblioteca Centrale di Deposito, probabilmente, un palazzo storico, prima eravamo in un capannone. A quel punto, nel 2009, contestualmente alla costituzione della Biblioteca Centrale di Deposito, si avvia un processo di formazione, discussione ed elaborazione di un protocollo di revisione delle raccolte. Perché vi metto le 5 leggi Draganatar? Perché sono vecchio dentro e ci sono profondamente affezionato, e perché a mio modo di vedere ad oggi nessuno è riuscito a superarle, perché nella loro non interpretate male le mie parole, nella loro banalità, perché uno le legge che non è del settore dell'ambiente dice vabbè sì, cioè, se interpretate correttamente o comunque se applicate alla realtà effettiva di ogni singola biblioteca, per quanto siano differenti, tornano sempre utili e rappresentano delle grandi verità. Ho evidenziato in particolare la prima e la quinta, cioè i libri sono fatti per essere usati e la biblioteca è un organismo che cresce. Da qua parte il discorso della revisione delle raccolte. I libri sono fatti per essere usati. Questo già risolve due questioni legate alla tradizionale resistenza psicologica allo scarto che il bibliotecario ha, perché molti bibliotecari soffrono di quella malattia aberrante che è la bibliofilia. Un libro è fatto per essere usato, e se è usato e quindi svolge la sua funzione, quindi viene nobilitato dallo svolgere la sua funzione, prima o poi si rovina. Volendo onorare un libro, non lo si rappezza 8 volte con 20 giri di scotch, o no? Noi oramai lo definiamo accanimento terapeutico. Riparare una pagina è caritatevole. Mettere scotch per tenere in piedi un libro che è separato fisicamente in due parti è accanimento terapeutico, ok? La biblioteca è un organismo che cresce, non sto a spiegarvi le altre tre, anche quelle rientrano nel discorso più ampio della revisione delle raccolte, ma non voglio annoiarvi più del dovuto, con cose che peraltro già sapete. La biblioteca è un organismo che cresce, anche in questo senso la revisione delle raccolte, come la chiamano i francesi, désherbage, che è evocativo e si ricollega esattamente a questo punto. Come un giardino, un orto, ha bisogno di essere diserbato, adesso il termine, ho in mente diserbage che è poetico, non mi viene in italiano la parola più corretta, comunque di essere curato, bisogna togliere le erbacce, togliere anche le piante morte per farlo crescere più rigoglioso, meglio. Ed è la stessa cosa per la biblioteca.
ci vengono in soccorso anche l'IFLA e l'UNESCO, biblioteca pubblica, via di accesso di accesso locale alla conoscenza, in cui i materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, gli orientamenti attuali. E parliamo di biblioteca di pubblica lettura. Abbiamo biblioteche di pubblica lettura e biblioteche di conservazione. Non sono la stessa cosa. Questo spesso ce lo dimentichiamo noi stessi bibliotecari. Non sono la stessa cosa. Non hanno la stessa funzione. Le raccolte della biblioteca sono una risorsa dinamica che richiede l'afflusso costante di materiale nuovo, e fin lì siamo tutti d'accordo, e l'eliminazione di materiale superato per garantire che rimangano in sintonia con i bisogni della comunità e a un livello accettabile di precisione. Scarto. Arriviamo alla bomba. Allora, qua ho estratto da quella che è la nostra griglia di valutazione, che è stata realizzata, i giusti meriti, appunto a seguito di tutto quel percorso che vi ho accennato prima, partito nel 2009, poi sviluppato in un paio di anni, e poi comunque sempre aggiornato, da Laura Ricchina e Loredana Vaccani, con la collaborazione dei bibliotecari della rete, in particolare del comitato collezioni che era stato istituito ai tempi e che ad oggi ancora esiste, turnando i partecipanti il più possibile. Alcuni sono sempre gli stessi, ma lì sta alle disponibilità e all'interesse anche. Ma perché vi ho messo questi punti? Perché anche qua è logica. Se si vede il perché scartiamo i libri, capiamo perché vale la pena farlo alle volte. Copie deteriorate, sfasciate, sottolineate, sporche e incomplete. Io vado per esempi banali, vi parlo come parlo quando faccio le formazioni ai nostri bibliotecari o ai volontari. Se io non lo prenderei in prestito, perché devo costringere un utente a subirlo? E parlo proprio a livello fisico. Se un volume è brutto, ridotto in cattive condizioni, la valutazione non è sul valore del titolo in questo caso, perché si può anche sostituire. E poi arriviamo ad alcuni sistemi di sostituzione che non vadano eccessivamente a impattare con i budget, che sono sempre quelli che sono, a parte quando poi arrivano i finanziamenti e facciamo grande festa. Veste tipografica superata. Noi indichiamo in particolare, e non solo, per il settore ragazzi. I ragazzi crescono continuamente e molto rapidamente. I loro riferimenti culturali cambiano rapidamente. Io sono cresciuto con Mazinga Z e Holly e Benji e i Cavalieri dello Zodiaco e altri. E la Disney degli anni 70-80. Le mie figlie crescono con altro, con quelli di Netflix che io non comprendo perché sono anziano nell'anima e non condivido. Assolutamente. Però mi rendo conto che l'estetica è differente. Ho provato a fargli vedere i classici della Disney, qualcuno gli piace, alcuni io stesso mi rendo conto che sono datati, bellissimi ma datati anche in questo caso, e i ragazzi queste cose le notano, perché i bambini, per quanto sia brutto dirlo per noi, ma giudicano il libro dalla copertina, ed è giusto che facciano così. Gli editori ci sono arrivati, infatti ricreano le vesti grafiche ogni 2 anni, alle volte anche più volte nel corso di un anno. Vale anche per noi. Secondo me vale anche per gli adulti, perché se vi andate a prendere dei Wilbur Smith degli anni 80, hanno delle copertine che sembrano locandine di Bollywood. Bellissimo, se ti piace il genere. A me piace il genere. Ma adesso mettono delle bellissime foto di paesaggi africani, che il mio collega, che è anche fotografo, apprezza sicuramente di più, ma io stesso, mi rendo conto, sono molto più belle. Più adatte anche all'epoca, quello è. Andiamo sul semplice: contenuto obsoleto e superato. Una Treccani del 72 ha valore su eBay. Punto. Ma perché? Perché una Treccani del 2021 ha tutto quello che c'era, ma giusto. Non pertinente alla raccolta, lì va più nel caso specifico di biblioteche che abbiano finalità particolari, come può essere nel nostro caso, per esempio, la biblioteca ambientale. O nel caso, un grande sogno che abbiamo con Mirko, che avete, alcuni di voi hanno conosciuto stamattina, una biblioteca dedicata ai fumetti, specifica, chiaro che a quel punto c'è qualcosa di non pertinente alla raccolta. Nell'ambito di una biblioteca di pubblica lettura, il non pertinente alla raccolta è molto vago come concetto, però ci lascia anche dei margini per prenderci qualche piccola soddisfazione. Ma di quello, se volete, parliamo poi fuori onda.
prevediamo l'invio in biblioteca centrale di deposito, qua arriviamo. Per cosa? Copie uniche a catalogo, questo per un semplice fatto di spazio, perché se tutto va in biblioteca centrale di deposito, dopo un tot non ci sta più niente neanche lì. Opere minori di autori classici di ogni materia, opere minori, di cui si suppone ci siano meno copie a catalogo, ma sono di interesse di ogni materia, filosofia, il carteggio di Freud con sua cugina di ottavo grado, faccio un esempio sempre molto sciocco, volume obsoleto ma di grande importanza editoriale o grafica, non saprei farvi esempi, principalmente perché chi ce li ha se li tiene, non li manda in biblioteca, però teoricamente potrebbero essere inviati in biblioteca centrale di deposito perché lo scaffale non è aperto, quindi dovrebbero durare di più, i grandi formati mi fanno notare dal fondo. Contenuto superato ma che testimonia la storia e l'evoluzione della materia, questo si applica principalmente alle discipline storia, architettura, umanistica, ecco la parola, laddove le scienze pure, quando una teoria è superata, spesso è proprio sbagliata, la storia no, si tratta di ipotesi, non c'eravamo, non ci vivevamo, quindi quello che scrivevano negli anni 70 può essere superato perché ci sono ipotesi più plausibili, ma non è, nessuno può dire che sia sbagliato. Documenti fragili, quindi in questo caso mappe d'epoca o volumi di pregio, titoli unici, e sottolineo unici, questo perché so che ci guardano anche i bibliotecari della nostra rete, unici, di opere letterarie e vecchie edizioni di autori classici. Questo nel caso, l'esempio più calzante sarebbe il Sermonti, che viene rieditato perché è ancora oggi insuperato ogni anno. Però ci sono casi di apparati critici curati da assoluti geni nella materia e magari non più editati, non più editi, o traduzioni. Moby Dick lo traducevano Levi e Lapivano. Ora lo traducono dei bravissimi traduttori, perché fortunatamente la traduzione è un ambito che si sviluppa anche in senso positivo, però erano Primo Levi e Lapivano. Parliamone. Qua arriviamo già a donatore di libri. Siamo arrivati a far uscire i libri dalla biblioteca, giusto? Ora, io ve la sto facendo veloce e semplice. Questo lavoro, oltre a essere anche più strutturato dal punto di vista del protocollo, ma non sto ad annoiarvi, i protocolli si possono adattare, ma vanno modificati. Non sto a farvi vedere tutti i singoli passaggi che facciamo noi all'interno del nostro sistema, perché ogni sistema comunque è diverso, ha biblioteche, ha necessità diverse, ha strumentazioni diverse. Per esempio, noi siamo passati da qualche anno a un sistema gestionale online, che tutti voi conoscete, penso la maggior parte di voi utilizzeranno, ma non starò qua a nominare, che ci permette di creare degli scaffali virtuali. Nell'ottica della revisione è una rivoluzione copernicana. Cioè, io posso fare quello che prima facevo, cioè non mandare la mail di richiesta di supporto, andando in sede, e noi Fondazione siamo un sistema abbastanza esteso a livello territoriale, cioè quindi un'ora di macchina, un'ora e mezza di macchina, vai, capisci qual è la cosa, il problema, imposta al lavoro, poi ritorna dopo che è stata fatta la revisione del settore, della sezione, valuta cosa è da mandare effettivamente in biblioteca centrale, cosa è per dare una mano, questo perché io mi occupo, io non solo, e neanche principalmente ormai, ma mi occupo di questo da anni. Adesso le stesse cose le posso fare dalla mia scrivania, entrando nel gestionale, andando nella pagina della singola biblioteca, guardando lo scaffale, controllando a catalogo e dirgli: guarda, ti sei sbagliato, questo qua non è copia unica, guarda, no, questa edizione ne abbiamo altre 7 aggiornate, cioè in mezz'ora. Prima ci voleva, se andava bene, mezza giornata. Quindi sembrano cose stupide, però ci aiuta dal punto di vista del coordinamento, anche in che altra ottica. Possiamo fare azioni massive su diverse sezioni. Io voglio fare la revisione della 650, dalla tal data alla tal data, blocchi la sezione, non hai problema che escono in prestito o meno, e ti dedichi alla revisione con calma. Cos'altro facciamo? Estrapoliamo gli elenchi. Noi stiamo lavorando principalmente al momento sui non prestati dai 10 anni.
che non è l'ideale. Come Loredana Vaccani sostiene, si dovrebbe fare molto più, con contingenze molto più ristrette. Diciamo che in alcune biblioteche ancora stiamo avviando, ne abbiamo anche tante biblioteche con tante tipologie diverse di bibliotecari, e cerchiamo appunto, come dicevo inizialmente, di non imporci, ma di fornire gli strumenti corretti per cui tutti riescano a fare le cose. Quindi cosa facciamo? Estrapoliamo appunto gli elenchi, dividendoli per sezione, dei non prestati da 10 anni. In che senso questo mi è d'aiuto? Invece di tirarmi giù volume per volume, andarmi a controllare se è mai stato prestato, ho un elenco di materiale che già vado a guardare se fisicamente, secondo me, lo devo tenere oppure no, se lo voglio ricomprare, se è un titolo che invece so già che non servirà. E poi anche qua la revisione, e qua sto citando, io sto rubando dai grandi, citato Parise, cito a mani basse Loredana Vaccani e Laura Vicchina. Cosa ci dà di vantaggio la revisione della raccolta, oltre allo spazio, all'aggiornamento dei materiali? La conoscenza della collezione. Scopri angoli della biblioteca che non sapevi esistessero, e non parlo solo fisicamente, dico anche proprio a livello bibliografico. Scopri che libri che tu butteresti subito, perché chi mai se li andrà a prendere in prestito, scusate, in realtà escono continuamente e tu neanche te ne eri accorto. Scopri sezioni che magari hanno grande richiesta e tu non avevi mai investito in quell'ambito. Aiuta a prendere contatto con la collezione, e questo rientra nel lavoro di mediazione che il bibliotecario deve saper fare. La famosa cosa di li hai letti tutti? No, però una vaga idea di quello che ho intorno dovrei avere. Spero su questo. Quindi, e con questo chiudo sulla revisione. Abbiamo fatto uscire i libri dalla biblioteca, ho dello spazio a scaffale. Cosa faccio? Li compro e fin qua va bene. E questo, come vi ho esposto già prima, è una cosa che i singoli bibliotecari fanno col supporto di fondazione, in quanto all'interno del progetto d'acquisto coordinato, sì, cooperativo, come lo voglia chiamare. Un altro sistema per rimpinguare, che era il sistema con cui abbiamo riempito le biblioteche per anni e decenni di materiali che poi in realtà scopriamo che forse era meglio non metterli neanche dentro, perché la fatica di scartarli non è compensata dai prestiti. Le donazioni. Negli anni 50, 60 e 70 la biblioteca della Casa del Popolo, la biblioteca della parrocchia viveva di donazioni. Queste biblioteche sono diventate le biblioteche di pubblica lettura, perché questo è principalmente il percorso, perlomeno nei paesi di campagna delle nostre zone, e hanno continuato così. Poi finalmente hanno iniziato ad arrivare dei fondi dedicati all'acquisto, e quindi abbiamo iniziato a comprare cose che volevamo e non a prenderci quello che ci davano. Ma l'utenza giustamente ha questa esigenza di donare. Cosa è successo? Ci siamo resi conto che negli anni questa cosa era diventata quasi un motivo di attrito tra i bibliotecari e gli utenti. Perché oggettivamente la cantina del nonno contiene tanto buon vino, ma se ci stanno dei volumi per 15 anni, quei volumi non sono volumi che poi effettivamente andrebbero destinati alla biblioteca. E, torno a ripetere, non è una valutazione sul titolo. Nessuno di noi, io in persona non contesterò mai se questo è un uomo di Primo Levi, ma tolta la prima edizione di Se questo è un uomo di Primo Levi, da un punto di vista della biblioteca di pubblica lettura è più utile un'edizione del 2021, no? O almeno comunque che sia presentabile. Posto che la carta trattiene la polvere quanto nessun'altra cosa nel mondo, quindi anche la famosa contestazione, no, ma venivano spolverati tutti i giorni, ok, tutti i giorni per 50 anni. Quindi, da cosa nasce l'idea di creare un sistema centralizzato comunque? Allora, da cosa nasce l'esigenza, l'idea di creare un approccio sistemico alla gestione delle donazioni, che abbiamo chiamato donatore di libri, un brand straordinario. Soddisfare il desiderio di donare degli utenti, valorizzare il libro, che comunque rientra nelle nostre negli scopi della biblioteca, dandogli anche una nuova vita, appunto, e un alto valore economico, quello glielo diamo noi perché sappiamo che hanno un valore economico.
e fornire però ai bibliotecari e agli stessi utenti in realtà dei criteri di valutazione perché i materiali donati fossero utili alla biblioteca e non diventassero un peso, cosa che aveva portato molte biblioteche del sistema, quando non avevamo una politica appunto condivisa, a bloccare le donazioni, creando veramente anche un senso di arrivare a dire una conflittualità, magari no, però comunque un senso di repulsione nei confronti dell'utenza, che in realtà voleva solo farci un favore nella visione corretta anche. Quali strumenti? Abbiamo creato un disciplinare per la donazione di materiale documentario, creato da Comitato Collezioni e personale della catalogazione della Biblioteca Centrale di Deposito, approvato dai bibliotecari del sistema in plenaria, e la Biblioteca Centrale di Deposito, più il PIB, che non ho messo perché vabbè, lo do sempre per scontato effettivamente, ma anche quello è molto utile. In realtà questi sono gli strumenti che utilizziamo noi per alcuni passaggi che appunto adesso vado a spiegarvi in maniera più, più pratica. Come però esempio, così come facciamo noi, resto del parere che un disciplinare per la donazione, quello anche la biblioteca che agisce da sola in cima a una rocca in montagna, dovrebbe metterlo in piedi, proprio per evitare è brutto, arrivano e ti dicono no perché ho dei libri che voglio regalare, mio nonno era un grande lettore. Il punto non è li devi prendere perché così lui è contento, no, però se gli spieghi perché, la gente non è stupida, cioè, lo capisce. E arriviamo a la Biblioteca Centrale di Deposito rende possibile la gestione del flusso di donazioni grazie alla capienza e alla presenza di personale preposto a ricevere, selezionare e ridistribuire i materiali ricevuti. Nel nostro caso i libri donati vengono inseriti nel portale d'acquisto centralizzato, noi utilizziamo un software d'acquisto che ha anche un lato gestionale di magazzino attraverso cui si possono caricare in depositi specifici, quindi evidenziare come noi li definiamo usato BCD per semplificare, ma si può scrivere qualsiasi donazione, utenza, e riassegnate alle biblioteche interessate al 100% di sconto gratis. Cosa vuol dire, semplificando di molto? Che è la procedura che noi utilizziamo. L'utente vuole donare dei volumi, lo si rimanda al disciplinare di donazione, che poi faccio vedere perché ha una bellissima grafica, non peraltro perché è piccolo e non riuscirete a leggerlo bene, ma si trova facilmente sulla dall'home page di fondazione, si può risalire facilmente con 4 clic. Sostienici, donatore di libri, all'interno spiegazione del progetto e delle parti di testo evidenziate, in particolare disciplinare di donazione, e da lì si rimanda al PDF. La biblioteca riceve la donazione, si spera appunto già impostata secondo i criteri dati. Se la biblioteca vuole a tempo personale, spazi, perché queste sono le problematiche anche della gestione delle donazioni che spesso vengono sottovalutate dall'utenza, apre la scatola, lo scatolone, e sceglie se ci sono volumi di interesse anche solo per la sostituzione, no? Un Promessi Sposi abbastanza recente, sostituisce la mia copia a costo zero, la mia copia di Promessi Sposi degli anni 80, senza arrivare alle copie importanti con i grandi nomi in critica. Il resto viene inviato in Biblioteca Centrale di Deposito. Se uno non ha tempo, non fa questa operazione di selezione, rinuncia a questo Ius Prime Noctis e manda direttamente tutto in Biblioteca Centrale, dove appunto la scatola viene aperta, i libri vengono selezionati, se utili o meno, se gestibili o meno, viene fatto, quindi ci sono già tre step, contando l'utenza, sperando che lo faccia, di valutazione. A quel punto viene inserito nel deposito fisicamente, a scaffale, e reso disponibile tramite il sistema d'acquisto centralizzato, per cui la singola biblioteca può decidere di prendere quel volume. Anche qua la scelta del bibliotecario. Le biblioteche si trovano così a poter scegliere gratuitamente da un fornito catalogo di libri, andando a risparmiare sulla quota destinata all'acquisto con tutto ciò che ne consegue, laddove io non devo più investire sulla sostituzione delle copie di Sveva, posso investire su altro.
I cittadini hanno invece dalla parte loro la possibilità di donare documenti alla propria biblioteca di fiducia, perché comunque il primo interfaccia sono le biblioteche locali. Noi abbiamo la fortuna di averne 63, quindi se uno in quel momento non è in grado di ricevere la donazione e di lavorarla, ci sono altre biblioteche intorno che possono svolgere la funzione, incrementando e migliorando il patrimonio di ogni singola biblioteca, non della propria, ma di ogni singola biblioteca del sistema. Comunque è un contributo che apprezziamo se fatto in maniera corretta. E arriviamo al disciplinare di donazione. Anche qui non sto a dare tutti i dettagli. È prevista una liberatoria, questo perché anche lì ti dono il libro dopo 2 anni, perché chiaramente è venuto quella volta donare il libro, probabilmente neanche sei iscritto, dopo 2 anni ritorna e ma io avevo quel libro là nella scaffale, no, magari in un'altra biblioteca, tuteliamoci. Non vuol dire che l'abbiamo buttato, vuol dire che a questa biblioteca quel volume, quel titolo in quel momento non serviva, ma gli abbiamo dato un valore. Faccio rapidamente gli esempi, questo perché di un sempre di correttezza anche nei confronti dell'utenza, glielo si dice, cioè tu mi stai donando un libro in quanto biblioteca facente parte di un sistema, cioè io ne faccio quello che ritengo opportuno, che dovrebbe essere così, dono solitamente funziona così, mi regali una cosa e poi ci faccio quello che voglio io, è sgarbato buttarla o riregalarla, va bene, siccome non è che mi stai regalando, cioè, ok, ci siamo capiti, poi mi cosa non accettiamo, perché poi è quella la cosa più importante, no? Perché lo accettiamo tutto l'altra parte. Vabbè, a parte pezzi sottolineati, disegnati, mancanti di pagine, questo dovrebbe andare a logica di qualsiasi persona con una interessante, ma sappiamo tutti perfettamente che spesso non è così, nel senso che non aprono il atti, va bene, c'è cioè una finezza, c'è cioè, il testo universitario che sono sottolineati, siamo un titolo di particolare, semplicemente da noi magari possiamo fare anche l'eccezione, quindi veniamo spesso e non eliminiamo, perché non accettare enciclopedie edite da più di 2 anni incomplete, di questo parlavo di cose che vorrei poco fa, ora una precaria del 72, è bellissima, una delle cose più belle mai create dall'editoria italiana, ma è del 72. Il valore che ha vendendola su eBay non è e ci tengo a esporvi qualsiasi informazione ulteriore portata alla fondazione, la collezione anche privata, gli anni con complete non ce le donano, perché non ce le vuole donare, va bene, ma se non sono così a me non servo, e qualsiasi altro sito che qua non sono l'obbligo sa, il banco non corrisponde, non riprende più neanche la libreria che viene usata in frasi, ci viene
dei periodici, quella è una problematica che ci siamo posti noi, primo relativamente all'utilità. In realtà ci riserviamo adesso nelle clausole in piccolo, che qualcuno forse vede qua sullo schermo, non so se le vedete voi online, ma le potete trovare sul disciplinare tramite il sito, cioè sono un venditore di pentole. È un problema di gestione nostra, cioè gestire un'annata di periodici da un punto di vista del nostro centro di catalogazione deve valerne veramente la pena. Perché catalogarle bene, e noi ci teniamo, e lo facciamo, noi abbiamo un centro di catalogazione di cui ci vantiamo tantissimo. Secondo me ha ragione. Gestirle come andrebbero fatto comporterebbe un lavoro tale per cui andiamo a rallentare il lavoro di inserimento delle novità, lavori su progetti specifici, e anche lì devi valutare se la cosa viene compensata dall'utilità che questi periodici hanno per l'utenza. È sempre brutto dover decidere in questo senso, cioè sì, la prenderei, però la posso, cioè mi rimane in biblioteca centrale negli scatoloni per 15 anni? Sì, a quel punto non vale la pena. Volumi privi di codice EAN o di ISBN, vabbè, questa è un'indicazione che abbiamo aggiunto noi per il discorso che facevo prima, utilizziamo un gestionale che si rifà ai, cioè deriva i suoi dati da dei codici, dai database commerciali. E quindi se non c'è l'EAN a 13 cifre, non posso proporlo ai bibliotecari. Come vi farò vedere tra poco, non li eliminiamo quando ci arrivano, perché se sono in buone condizioni o validi li destiniamo ad altre finalità, che poi devo spiegare rapidamente. Non accettiamo chiaramente singoli volumi o anche collane di romanzi e saggistica legata a periodici, ma questo perché? Perché come ogni volta il Tal Quotidiano fa uscire la prima copia, cioè il primo volume della serie delle bibliografie dei grandi uomini di tutti i tempi a gratis, la seconda a 40 euro. Due anni dopo regolarmente le biblioteche vengono sommerse da bibliografie di Garibaldi che tra l'altro non sono curate a livello editoriale, cioè, mi spiace dirlo, ma è così, si rifanno a testi di editori curati, ma spesso non vengono, cioè si trovano refusi, non sono impaginate bene, oltre al fatto che non avendo il codice merceologico univoco del, ma quello dei periodici, mi risulta la collana, diventa difficile identificare il singolo volume. Abbiamo deciso di tagliare la testa al toro ed evitare. E questo è più o meno a grandi linee. Vi assicuro che dicendo all'utenza, ricevo diverse chiamate al giorno da diverse parti d'Italia, più mail, semplicemente rimandando gli utenti a questo o spiegandogli per telefono, laddove io ti sto dicendo che non sto accettando la tua donazione, comunque mi ringraziano. Dare un senso alle cose aiuta tantissimo. La soluzione che appunto abbiamo trovato, questa è la soluzione che abbiamo trovato per non dire no, non voglio le donazioni perché sono una rottura di scatole. Rendiamole realmente un'utilità per il sistema, dando agli utenti questa possibilità, perché sentivamo che dagli utenti questa esigenza nasceva ed effettivamente per noi può essere utile. E perché? Vi do un po' di numeri. Siccome li ho messi in coda i numeri, partiamo dai numeri della revisione, che già non vi ricordate cosa avevo detto, ma vabbè. I documenti presenti nell'intero catalogo di fondazione al momento sono 1.282.638. Pochini. Che poi in realtà questi sono quelli prestabili, non tengono nota di tutto quello che è ancora in catalogazione, in prestito per la singola biblioteca, perché noi lasciamo 30 giorni di tempo sulla novità per il prestito all'interno della biblioteca, ci pare anche corretto, cioè la compro io, il primo prestito lo faccio io. Poi Kassler non lo vedo per 15 anni, prima che rientri, però tanto un prestito almeno io l'ho fatto. I prestati, non prestati da dieci anni, che sono quelli su cui appunto stiamo lavorando per la revisione, e anche lì perché vi dico non faccio quelli da 5, perché quelli da 5 sarebbero di più e diventa ancora più complicato. Iniziamo con questi a scremare man mano. Sono 62.944, quindi capite che diventa un bel lavoro. Già poterlo organizzare da remoto, creando gli elenchi, dividendoli per sezione di IUI o anche per sottosezioni.
o tendo a essere d'aiuto ai bibliotecari costantemente anche da remoto, questa cosa ci aiuta molto. Ci ha aiutati anche in periodo di lockdown, laddove c'è la possibilità di fare back office a biblioteca chiusa, molti si sono dedicati alla revisione della raccolta. Attualmente in Biblioteca Centrale di Deposito ci sono 6.398 documenti, che non è niente, se ci pensate. È una biblioteca che non ha comune, che non ha utenza, che non ha budget d'acquisto. Questo è il frutto della revisione fatta ad oggi. E peraltro sto iniziando a ragionare sul fatto che dovrò iniziare a revisionare anche questi, perché anche all'interno della Biblioteca di Deposito va fatta revisione, come vi dicevo originariamente, come ci insegna la letteratura in materia da Parisa, Baccani, Arichina, io me li faccio a loro, ma Vivarelli anche, Sara Di Notola, un'altra che adesso si sta dedicando molto alla tematica, dando dei contributi interessanti e innovativi, spunti innovativi. E passiamo ai numeri del donatore di libri. Qua vi dico, sono rimasto scioccato io perché non avevo mai fatto una somma della questione. Allora, in realtà il progetto di gestione a sistema abbiamo iniziato a sperimentarlo intorno al 2014. La fondazione esiste dal 2006. Dal 2010 ci si è posto il problema più che altro della redistribuzione, perché avevamo fatto gli accordi con alcuni editori che ci avevano ceduto parte della loro biblioteca interna e quindi avevano dovuto redistribuirla. È da lì che c'è nata l'idea di poter collaborare con le biblioteche per quanto riguarda le donazioni, come sistema centrale, soprattutto avendo a disposizione gli spazi e le potenzialità della biblioteca di deposito, centrale di deposito. Questo per spiegarvi perché nel grafico che vedete ci sono dei piccoli trattini dal 2010 al 13, dove poi lì abbiamo azzerato tutto, nel senso che abbiamo interrotto la gestione per ristrutturarla. 2018 non tenete conto, lì ho fatto il trasloco di sede, quindi non c'ero con la testa. Quindi abbiamo trattato 44.091 volumi, che non è niente. Quando li ho visti sono rimasto un attimino lì. Di questi scartati, 12.496, sempre perché non ci arriva solo materiale che ha fatto tutto il percorso di selezione. Destinate ad altri progetti per varie motivazioni, detto così sembra che ci sono arrivati un sacco di allegati di rivista, come vi dicevo prima. No. Quando inizio ad avere 3, 4, 5 copie dello stesso titolo in deposito a disposizione, se mi arriva l'ottava, la nona, la decima, la destino ad altro, cioè, perché va bene tutto, però anche lì c'è un problema di spazio dopo un tot. E questi progetti sono collaborazioni con le scuole, con associazioni che possono essere volontariato, caritatevoli, come si dice, ospedali, centri anziani, il carcere, la biblioteca della casa circondaria di Opera, che è inserita nel nostro sistema, e varie ed eventuali. Abbiamo avuto collaborazioni con associazioni che ci avevano contattati per raccogliere libri da mandare in Togo, quindi testi in francese, e quelli abbiamo stimolato l'utenza, e anche lì l'utilità della Biblioteca Centrale di Deposito è perché convoglia il materiale e lo gestisce. Gli abbiamo mandato, ci avevano chiesto anche il test in italiano, e lì potevamo già scegliere dal nostro deposito interno. 18.438 documenti in Biblioteca Centrale di Deposito. Questo per dire che comunque viene fatta selezione, non è che prendiamo la roba e la buttiamo su così come viene. Dati che vanno a incrementarsi negli anni. 2017, siccome sapevo di dover traslocare la sede, ho fatto più scarto, come potete vedere. Dal 2019 però potete vedere che quasi tutto viene inserito, il che cosa mi porta a dire? Funziona. Spiegare alla gente cosa ci serve funziona, ci danno quello. E qua arriviamo all'altra parte. Qua ho sbagliato forse io, volumi trattati. Qua è la redistribuzione. Anche qua i dati ce l'ho dal 2014, perché utilizziamo questo sistema. 8.942 volumi sono stati redistribuiti, cioè sono usciti dalla Biblioteca Centrale di Deposito. Vi parlo sempre dei volumi legati al progetto donatore di libri. Anche in questo caso non è che siamo pochissimi, se ci ragionate, contando che la maggior parte sono testi che abbiamo già, giustamente, con una crescita che va fino al 2019, che è quando in realtà siamo passati, perché prima chiedevamo era un progetto in avvio, quindi avevamo paura del discorso dei costi di gestione nostra interna, il costo personale, spazi, cose.
mettevamo il 10% di prezzo di copertina. Dal 2019 abbiamo tolto tutto, è tutto fuori a zero, grande svendita, e come potete vedere i numeri sono saliti, giustamente. L'abbiamo anche pubblicizzato meglio, abbiamo imparato a usare lo strumento, l'interfaccia utente del nostro sito d'acquisto centralizzato, creare vetrine dedicate, aggiorniamo le bibliografie man mano che i libri arrivano, piccoli accorgimenti che aiutano proprio a vedere cosa puoi prendere. Nel 2020 c'è stata giustamente una flessione, ma contando che per più di metà di quell'anno non si è lavorato, direi che non è andata male. E adesso già riprendiamo a crescere man mano. Qual è la parte interessante? Perché abbiamo messo delle cifre. Il valore totale di copertina di questi testi, ed è acclarato perché inserendo il codice EAN vado a recuperare i valori di copertina ufficiali dei database commerciali, è di 59.845 euro. Cioè, dal 2014 a oggi, tramite la gestione delle donazioni, le nostre biblioteche hanno risparmiato 59.845 euro, che sono stati, spero, reinvestiti nella miglior maniera possibile e non per riacquistare volumi per sostituzione o non per incrementare magari la bibliografia dell'autore di Grido, di cui in deposito ormai abbiamo svariate copie. La sostituzione dei Kassler o l'avere la bibliografia completa di Kassler, che è virtualmente impossibile, noi volendo possiamo farlo. Per un valore medio unitario, vabbè, di 6,69, qua perché riceviamo sia economica che altro. Ho concluso, sono stato ampiamente nei tempi a me assegnati, mi fanno ampi cenni, sono stato fin troppo veloce, dice il collega. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlarvi del mio lavoro, che è spesso fatto senza pubblico, e quindi ora so che voi sapete cosa c'è dietro.